Ciao ragazzi di Star Casino Sport, qua ZW Jackson e quest'oggi siamo con la Rebuilding, che poi Rebuilding, secondo me l'Hellas Verona è una delle poche squadre che non ha proprio bisogno di Rebuilding, però siamo qui con la Rebuilding realistica con l'Hellas Verona appunto. Allora raga, penso che si sia capito dalle mie prime parole, io simpatizzo un sacco questa squadra, una squadra che ha un progetto fantastico, una squadra che punta tanto sui giovani e punta tanto sugli italiani. Infatti ragazzi, guardate che squadra che si trova: Zaccagni che è esploso dal nulla, giocatore fantastico, Faraoni che comunque era un buon prospetto ma il Verona ci ha creduto e infatti guardate cosa è diventato, Silvestri, uno dei migliori portieri della Serie A, Di Marco, giocatore che all'Inter comunque sì era un buon prospetto ma non ci ha mai creduto, e all'Hellas Verona è diventato un giocatore che appunto sta per essere anche comprato dal Napoli o comunque c'è l'interesse. Ma andiamo a vedere i giovani, perché ragazzi, Eddie Salcedo 18 anni, Lovato 20 anni. No, davvero una bellissima squadra. E poi c'è Barak, che io ce l'ho al Fanta e è un fenomeno. C'ho sia Lasagna che Barak, però Lasagna l'avevo comprato quando era all'Udinese. E poi comunque ci sarebbe anche Kalinic, che secondo me potrebbe fare il titolare. Io infatti ragazzi, vi dico, in questa squadra voglio cambiare veramente poco, perché mi sento di credere in questi giocatori, in questi ragazzi. Perché l'Hellas Verona comunque non è che sia una squadra come l'Inter o il Milan, che sono facili da reperire le notizie calcistiche. L'Hellas Verona ha fatto un po' più di fatica e ho trovato Kolarov e Luperto. Quindi per l'ambito realismo vorrei prendere o Kolarov o Luperto. Luperto non posso perché appunto è in prestito. Kolarov invece lo prenderei facilmente perché è a parametro zero, è in scadenza e comunque lo paghiamo poco e lo mettiamo come difensore centrale. Ovviamente c'è una certa età, però lo teniamo lì. Mentre invece il grande colpo che vorrei fare io a centrocampo è Pasalic. Ovviamente se Pasalic non dovesse arrivare, Remo Freuler. C'è questo collegamento Atalanta-Hellas Verona che rende il tutto anche abbastanza realistico. Andiamo a pensare a Tamez, andiamo a pensare allo stesso Pessina. Quindi ci sta. Ovviamente ragazzi, dobbiamo andare a vedere anche chi vendere, quindi le cessioni, ma non vi ho detto questa cosa. Su FIFA, Kumbulla è in prestito alla Roma e ovviamente ragazzi, cioè lo so che dovrebbe essere una cosa realistica, però io di sicuro non sono così pazzo da lasciare Kumbulla in prestito. 20 anni, 75, ce lo prendiamo come difensore centrale. Proprio per questo, ragazzi, io andrei a vendere un altro difensore centrale, che sarebbe appunto Gunther. Cerchiamo di fare almeno 4-5 milioni da Gunther e siamo tranquilli. Anche questo Udogie, non so come si pronunci, 17-64 italiano, non ho mai provato anche la faccia, questo ve lo consiglio per le vostre carriere. Miguel Veloso sapete che non so cosa fare, perché vale 5 milioni ma c'ha 34 anni e decresce. Però lo vorrei tenere. Ilic purtroppo è in prestito e ho letto che comunque l'Hellas Verona lo vuole riscattare per 10 milioni dal City. Sturaro in prestito non lo vorrei io. Bessa, secondo me lo possiamo mettere nella lista trasferimenti. Anche questo giocatore qui, ragazzi, 21-71, fantastico. Faraoni, top. Poi ci sono i vari AT, che io non tocco minimamente. Anche se Zaccagni come COC mi cresce, però il modulo dell'Hellas ha presente appunto gli AT, le seconde punte, quindi non si cambia nulla. E poi, ragazzi, anche qua in attacco potrei richiamare Di Carmine per venderlo. Infatti penso proprio che lo faccio. Di Carmine lo mettiamo in vendita, cerchiamo di farci 2 milioni perché è anche in scadenza. Quindi ragazzi, adesso aspetto un attimino, nel frattempo sto seguendo sia Pasalic che Kolarov e poi vediamo chi riusciamo a comprare. Obiettivo di questo Hellas Verona ovviamente è arrivare a metà classifica, poi se ci dice bene possiamo pure lottare secondo me per il settimo posto, ottavo posto, però secondo me non di più. Però ovviamente ragazzi, vediamo cosa succede. Infatti l'Ajax ci offre 5 milioni per Miguel Veloso. Io ragazzi delego, 7 milioni, Di Carmine 2 milioni dal Metz, accetto. Lazvic all'Atalanta, assolutamente no, e tantomeno Kumbulla al Lille per un terzino, che non abbiamo nemmeno i terzini. La Fiorentina ci fa un'offerta per Bessa, 3 milioni e 4, accettiamo. Bessa e Di Carmine venduti, accordo, 5 milioni e 2 dall'Ajax per Miguel Veloso. Ragazzi, sono troppi soldi, io devo accettare, sono veramente tanti soldi. Miguel Veloso c'ha 34 anni ragazzi, decresce. Non mi posso permettere un Miguel Veloso che diventa 69 di overall. E succede ragazzi purtroppo in questo FIFA. Allora, interesse per Remo Freuler, capiamo un attimo. Lo hanno chiesto in prestito.
Ma sapete che avremmo Froiler in prestito? Non sarebbe male Froiler in prestito. Ma dite che ce lo potrebbero dare? C'è comunque 78, 28 e 25, 77. Io provo a prenderlo in prestito, Froiler. Ragazzi, sarebbe un colpaccio perché poi ci avanzano soldi, eh? E lì facciamo un altro bel colpo. Oh, raga, un anno di prestito per Froiler. L'Atalanta accetta. Vediamo un attimino il giocatore cosa accetta perché... Non ci sto credendo. Cioè, Froiler in prestito a gratis praticamente. Vediamo un attimo. Intanto Miguel Veloso venduto. E... Oddio. Ragazzi, c'è tensione perché Veloso è andato via. 5 milioni. E se dovesse arrivare anche Froiler gratis e in prestito per questo anno, intanto Pinsoglio al Saint-Étienne. Preso in prestito! Preso in prestito Froiler! Preso in prestito Froiler! Mamma mia, ragazzi, che cavolo di acquisto! Non è un acquisto, voi direte. Ok, ma la rebuilding è di un anno. Remo Froiler 78 non pagando nulla! Non pagando nulla! Non pagando nulla! E adesso, ragazzi, Kumbulla, Gunther e... Pff, oddio, adesso mi sa che io cambio pure l'attaccante. Io cambio pure l'attaccante. Ragazzi, nemmeno a farlo apposta... Venduto Kalinic per quasi 6 milioni, io ho già in mente l'attaccante. Venduto Kalinic, abbiamo circa 25 milioni per l'attaccante. E ragazzi, avevo visto Cavani, però cioè, secondo me lo possiamo pure prendere. Però, cioè, sembra un po' una fesseria se devo dire la rebuilding. Però ragazzi, rebuilding realistica, niente Matador. Origi, invece... Lo possiamo prendere e comunque ce lo vedrei anche ad esempio all'Hellas perché Ilic viene dal City, cioè comunque Origi ce lo potrei vedere bene ragazzi, non so, cioè non lo dico tanto per, ce lo vedo proprio bene. 11 milioni, con che facilità, a questo punto prendiamo anche Kolarov, cioè Remo Froiler in prestito ha cambiato veramente tutto, ha stravolto tutto raga. Io offro 6 milioni all'Inter per Kolarov in scadenza e infatti Antonio Conte così accetta. Ovviamente Kolarov lo allenerò come difensore centrale perché nell'Inter tra l'altro ha giocato anche come difensore centrale e su FIFA lo può fare. Sperando che non decresca troppo, più che altro appunto lui era inserito nelle voci di mercato proprio nella vita reale di questo Hellas Verona, quindi alla fine... Almeno un acquisto lo volevo fare di questo tipo. E Origi, ve l'ho detto, secondo me può far molto bene in questa squadra, dato che è andato via anche Kalinic. E ce lo vedo anche all'Hellas Verona, perché comunque Origi a Liverpool non è che stia giocando con continuità e poi è un gioco, raga. Però, cioè, porterebbe tanto brand internazionale, perché Origi ce lo ricordiamo tutti per quel gol che ha fatto. Quindi andiamo a sistemare un attimo, al posto di Favilli ci va Divock Origi, Kumbulla, Gunther a questo punto rimane anche e Kolarov qui in difesa. Ragazzi adesso sistemo tutti i ruoli, blocco tutto, simulo, ci vediamo alla fine. Ok ragazzi, ci siamo. Allora qui vedo una bella vittoria contro il Bologna, contro la Samp, sconfitta contro l'Atalanta e pareggio contro il Parma. Andiamo subito a vedere, siamo arrivati tredicesimi, quindi ok. Cosa è successo? Origi 79, tanta roba. Kolarov 76, è decresciuto però comunque ha tenuto e vediamo... Oh, Origi, bel colpo che ho fatto, eh. Chi è stato il miglior capocannoniere della nostra squadra? Adesso lo andiamo a vedere insieme, ragazzi. Vediamo le statistiche, vediamo anche chi è cresciuto e di quanto. Zaccagni con 9 gol. Origi ha fatto il più 3, ma ha fatto 7 gol e 2 assist. Poi Lazovic, 4 gol, non ha fatto... Zaccagni è cresciuto anche il 2, eh. Cioè, fantastico Zaccagni. Lazovic, 4 gol, 1 assist, però è rimasto 75. Barak, più 1, 79, 4 gol e 3 assist. Kolarov, meno 3. Remo Froiler, 3 gol e 4 assist, un anno spaziale per lui. Faraoni, 1 gol e 1 assist. Rueg, più 2, 1 gol. Ottimo Davidovic, quindi più 2, diventa 75. Silvestri, grandissimo portiere, con 6 clean sheet. Gunther è rimasto alla fine. Kumbulla più 2, ottimo, Tamezze più 1, Lovato più 2, Salcedo più 1, Favilli più 2. Ragazzi, dai, allora lasagna non c'è, quindi vuol dire che se lo sono richiamati dal prestito, perché appunto Origi mi sa che, ragazzi, giocava sempre. Come potete vedere, ragazzi, il nostro tridente di acquisti, Origi, Kolarov e Remo Froiler in prestito ci hanno permesso di raggiungere le nostre aspettative con questo fantastico Hellas Verona. Voglio vedere magari anche in Coppa Italia. Ah, siamo usciti contro il Crotone alla prima, è vero, me lo ricordo.
42 punti, potevamo arrivare anche sopra la Fiore, però vabbè, complimenti al Cagliari che è arrivato settimo e al Torino ottavo. Da ZV è tutto, vi ricordo, iscrivetevi al canale di Starcasino Sport e seguite starcasino.sport su Instagram. Ci vediamo alla prossima rebuilding, fatemi sapere la squadra. Origi va via dal Liverpool e il Liverpool rivince la Champions League. Ciao ragazzi!